che è ora ABC e Lean Accounting. Antonio, c'è sotto? Desidere più avanti. Va bene, entriamo dentro un po' uno degli argomenti, diciamo un po' più. Scusa, un secondo, posso essere chiaro. Chi è interessato a ricevere i crediti formativi dalla Roma per qualsiasi altra, c'è proprio la riga specifica che poi nei prossimi giorni arriverà un PDF di un bello colorato, con il riconoscimento dei crediti, credo tre ore abbiamo. Del figlio 3 sì, ore di crediti formativi. Comunque basta che sto segnando. Scusami Antonio. Prego. Allora, entrando dentro un argomento, uno degli argomenti diciamo tecnici del controllo di gestione, lo vediamo, diciamo, in lean accounting, un po' la derivazione dall'activity based costing, e dall'altra parte uno strumento nell'incertezza. Questa slide qui, che è equivalente un po' a oggi, no? Se abbiamo un po' di brutto tempo della nebbia, vorrebbe dire che purtroppo non abbiamo delle certezze, cioè c'è l'incertezza, però l'incertezza, cioè non è che non si decide perché nell'incertezza ci fermiamo, noi siamo su delle barche e dobbiamo comunque andare, quindi cercare di capire quali possono essere gli strumenti utili in un contesto dove non riusciamo più a fare previsioni sostanzialmente. Allora, vediamo se riesco al... Qui c'è un po' la mia biografia, vengo un po' dal mondo dell'ingegneria, poi comunque ho fatto tantissimi anni in società di revisione e certificazione di bilancio e un po' ho fatto un po' tutto. In questo momento qui sono sostanzialmente un freelancer che lavora per alcune aziende, per una in particolare. Gli interessi credo che sono solo per curiosità. L'agenda che dovremmo cercare di capire prima di andare proprio nel meccanismo tecnico è il perché, no, di uno strumento diventa importante. Allora, siamo in un caso, l'abbiamo chiamato qui la nuova normalità, cioè nel senso che le cose non stanno più come stavano prima, cioè nel senso che è molto più difficile prevedere cosa succederà domani. Poi parleremo brevemente, però sempre per capire dove dobbiamo andare, come una specie di tecnica strategica, del quarto quadrante, cioè siamo finiti in un certo momento che questa nuova normalità è caratteristica del quarto quadrante, dove non abbiamo le curve gaussiane che ci aiutano un po' a ragionare, ma dobbiamo uscirne e quindi capire come si fa. Poi introduciamo il manifesto del Lean Accounting, che nel 2005 è stato formalmente portato avanti, descritto, cioè per cui vi porto un aspetto canonico del Lean Accounting, non diciamo un'interpretazione delle varie, degli accenti che ci sono. Questo è quello che alcuni, non tanto uomini di università, quanto uomini d'azienda, consulenti, uomini d'azienda, anche qualche professore, però il Lean Accounting non è nato nelle università. Il Lean Accounting è un po' un'applicazione della filosofia Toyota nel mondo del controllo di gestione. Poi brevemente un caso e per dare dimostrazione insomma di come potrebbe essere applicato. E infine, prendendo un po' anche il discorso, l'occasione di oggi, mi piacerebbe fare un gruppo di lavoro su questo argomento, cercando di selezionare poi un'azienda e quindi di portare avanti, magari nell'arco di un po' di mesi, di sviluppare un caso ulteriore. Questa, io non riesco ad aggiornare, voi avete visto, ve lo faccio vedere qui, ci sono tutta una serie di slide, no? Di tutto quello che è successo negli ultimi diciamo 5-6 anni, anzi dal 2008, diciamo dalla Lehman Brothers in poi, no? Non riesco ad aggiornare perché anche ieri sera c'è stato il discorso di Genova
cioè, dove sono venuti fuori cinque torrenti contemporaneamente, no? E la cosa interessante è stato che un amministratore ha detto: ma i modelli matematici non avevano previsto l'allerta. Certo, no, perché siamo fuori da quella famosa curva gaussiana, siamo sugli estremi, e quindi noi stiamo andando verso un altro tipo di, diciamo, di contesto, dove non valgono i gaussiani, cioè siamo oltre i 5 sigma, per dirla in termini, no, diciamo, statistici. Siamo, se noi abbiamo sì 0, se abbiamo 1, 2, 3, questi andavano bene, siamo oltre i 5 sigma, che si dice non dovrebbero mai succedere, oppure oltre 10.000 anni, no, eccetera. Cosa è successo? No, volevo spegnere la luce, ma tolgo anche la corrente. Quindi queste qui poi le vedete voi, ma no, il messaggio è questo, che chi avrebbe, cioè, ci sono delle cose che non sarebbero mai potute accadere, la regola è diventata un altro, che è molto probabile che qualcosa di improbabile accada, cioè questo è un po' il discorso, no? Cioè, quindi noi andiamo verso un qualche cosa di imprevedibile. Se volete un'altra metafora che possiamo utilizzare, è quella chi va in barca a vela, no? Cioè, lo sa, no? Cioè, nel senso che il vento è sempre contro, no? Si dice, no? Cioè, uno può andare così, pare, però non hai mai dice, questa volta l'abbiamo indovinato, no? E questo è veramente impossibile da aggiornare, perché se abbiamo l'ISIS, se abbiamo tutte queste cose qui, quindi allora torniamo un po' qui, no? Qui diciamo che ci vuole un nuovo modello di decision making, cioè comunque non è che sia nuovo perché lo diciamo noi, cioè è semplicemente che ci sono dei casi dove si possono applicare sicuramente la curva gaussiana normale, dove effettivamente questo fa il, anche se è disegnata male, però insomma, ecco, qui abbiamo la maggior parte dell'evento, voi sapete che è uno, no? Cioè vuol dire che l'evento accade, perché dà anche la probabilità di che accada l'evento, ci siamo dentro, cioè in un paio di sigma, due o tre sigma, no? Poi abbiamo il caso dove comunque posso, il caso dell'aereo, dove si può prevedere, no? Si possono fare vedere che cosa succede e quindi calcolare degli impatti. Questo qui è il caso del terremoto, dove non lo so quando succederà, però potrei attrezzarmi, cioè nel senso potrei fare un calcolo di dire, se io faccio, so che prima o poi arriverà, non so quando, no? Ma se arriva il terremoto, se io ho costruito bene, non cade la casa, no? Se invece io lo faccio una casa senza strutture, probabilmente anche se arriva il terremoto. E poi invece qui dove le code si alzano, cioè nel senso che non è più la gaussiana, io ve lo faccio vedere, ma è una gaussiana, diciamo, ha le code molto alte, quindi chiaramente la curva diventa bassa, no? Si schiaccia, e quindi le probabilità che accadano lungo le code aumentano, no? Che ci siano quei problemi. Quindi, e noi, c'è il discorso, non l'ho inventato io, il discorso del cigno nero, no? Cioè nel senso che Nassim Taleb è stato un autore di successo, ha fatto un sacco di soldi con questa storia qui del cigno nero, nel senso che esistono degli eventi imprevedibili, ma che hanno un grande impatto, cioè nel senso che fanno male o fanno anche bene, cioè nel senso che ci sono anche i famosi colpi di serendipity, no? Cioè, in inglese, ecco. Però questo sta diventando un po' non più l'eccezione, ma la regola. Allora, in questi contesti, perché si ha questa roba? Ma perché è chiaro, abbiamo i problemi, cioè con gli aerei costano molto meno, ci si può viaggiare dappertutto, con internet ci si può collegare e comunicare con chiunque nel mondo, quindi mezzi di trasporto, ma anche le lingue, no, sono più conosciute, per cui tutto questo fa sì che l'economia globale sostanzialmente non riusciamo più a capire, a prendere un modello che ci faccia capire come va a finire. Qui la comodo vita del tacchino è un esempio molto istruttivo.
Cioè, il tacchino, se guarda il suo report, va benissimo, no? Cioè, nel senso che arriva il giorno di... però sai, aumenta, anzi, più diventa grande, più gli diamo da mangiare, no? Poi arriva a un certo punto, noi diciamo a Natale, e gli americani hanno il Thanksgiving, ma e il tacchino viene inaspettatamente, cioè, ammazzato, no? E dice, porca miseria, cosa succede? Allora, non è che facciamo anche noi la fine del tacchino, cioè, nel senso che la nostra azienda va sempre bene, e poi arriva un giorno che ci arriva qualcuno che ci fa la festa. Come si fa a uscire dal problema del tacchino, da questo paradosso? Come si fa a non fare la fine del tacchino? C'ha qualche idea? Non ingrassare, così. Cioè, ingrassare, no, pensare non che tutto va bene. Non ingrassare. Non correre più veloce degli altri. Cioè, lei però non è una cominciare magari a volare. Ecco. Cominciare. Segnali deboli, tipo c'è la metafora della rana analoga nella pentola che si riscalda. Quindi percepire i segnali anche più o meno deboli di cosa sta succedendo. Adesso vediamo un po'. Però insomma, cioè, il problema è questo: nonostante i dati positivi, bisogna essere in grado di aspettarsi che qualche cosa cambi. Cioè, a Genova erano tutti contenti della stagione estiva, no, forse no, non è vero, però perché, almeno del settembre, diciamo che del settembre è stato molto bello, e è arrivato questa cosa. Qui era un po' il discorso che, mentre questo era un po' la gestione manageriale di un tempo, cioè cercare di prevedere, di vedere, qui invece abbiamo nella nuova normalità l'incertezza, cioè la nebbia, metaforicamente. Qui ve lo racconto brevemente, quindi dalle gaussiane si passa dove non c'è un modello di rischio, anche se le banche continuano a utilizzare dei modelli di rischi con le quali poi falliscono, ma siccome non possono fallire, prendono i soldi, diciamo, dei contribuenti. In questo mondo qui, questo mondo dove era, non dico tutto gaussiano, ma quasi gaussiano, però se voi vi andate a leggere prima, un esempio molto interessante, che nelle pagine prima ho trascurato, però sono documentati, è quella di una società che ha vinto il premio Nobel per aver inventato la gestione dei bond, no? Cioè, che utilizzava delle formule, quindi ha vinto il premio Nobel dell'economia un po' di anni fa, a LTM, e a un certo punto, e quindi faceva tutte le simulazioni attraverso, prendendo tutti i risultati di tutti i giorni, di tutte le ore, delle variazioni sostanzialmente. E quindi il caso era stato quello della Russia, del fallimento russo, mi pare, prima degli anni 2000, e cioè non è possibile, perché era la gaussiana, gli portava le sigma andare a 7-8 sigma, e poi è successo, sono falliti naturalmente, però si continua a utilizzare gli stessi strumenti in banca, no, questo, cioè, perché quando si fa la valutazione del rischio sono ancora gli stessi strumenti. Qui c'erano degli esperti, dall'altra parte, ma insomma, noi non possiamo conoscere quello che non conosciamo, no? Però le eccezioni sono la regola, sostanzialmente. Andiamo in un mondo più estremo. Naturalmente non è che tutto il mondo è così, ci sono ancora dei business che vanno tranquilli, no? Cioè, per esempio, che trasportano sulle grandi barche, no? Che vanno, cioè che fanno tutti i loro trasporti da un porto all'altro. Però stiamo andando verso, è una tendenza quello che io sto cercando di farvi, di puntualizzare. Le conseguenze non sono banali, sono forti, cioè, nel senso che il cigno nero non è un cigno che dice vabbè, è capitato un cigno, no, ha un impatto forte, cioè, e noi abbiamo visto la Lehman Brothers, per esempio, no, per fare un tema a tutti noi. Allora, come si fa a uscire il problema, come uscire dal quarto quadrante? Non è cercare di predire i cigni neri, non si può, perché non sono prevedibili, no? Perché se fossero prevedibili non saremmo qui in quel mondo lì. Anche oggi c'è una nuova corrente cosiddetta predittiva sui big data,
no? Allora, io prendo i big data, migliaia di variabili, e sono sicuro di inventarmi una correlazione tra qualsiasi cosa, cioè nel senso che bisogna stare attenti, no? Cioè nel senso che le correlazioni che vengono fuori dai big data non è detto che siano vere, no? Perché è molto facile mettere su delle serie casuali e trovare delle correlazioni. Quindi ci sono, allora come si può uscire? Ci sono due strade. Uno, diventare robusto. Se l'aereo va dentro nel temporale, se resiste, è andata, no? Cioè nel senso non si è rotto. Di qua l'altra via d'uscita è quella dell'agilità. E io potrei introdurre anche un altro, era un po' quello che diceva prima Thomas, cioè nel senso corro forte oppure comincio a volare, no? Io lo metto anche in termini di antifragilità, non so se voi conoscete questa parola, antifragilità, una parola italiana, secondo voi cosa vuol dire? Come? Piego ma non mi spezzo è resiliente, è un incassatore. E di più? Diceva? Agilità. E resilienza, non è una resilienza. E di più della resilienza? Agilità. Come? Agilità. Beh, sì, magari. Allora, l'esempio è il sistema immunitario. Cioè, più prendo il colpo, più divento attivo, cioè non solo prendo il colpo e resisto, ma prendo il colpo e lo utilizzo. Cioè nel caso del terremoto è come se fosse, prendo un colpo di terremoto e poi utilizzo l'energia, no, che mi è venuto fuori per qualche evento. È il caso anche delle materie auree, no? Cioè dell'oro. L'oro più va come vanno male, più aumenta di valore, no? Cioè, comunque. Quindi cioè, l'antifragilità è una modalità, diciamo, di saper sfruttare l'impatto. E poi ve ne faccio vedere un altro, perché pensando anche, questa è la mia età, l'età mia di Giorgio, non so, forse non tutti conoscono questi due. Allora, questo qui è Cassius Clay. Giovane. E questo era Griffith, mi pare che si chiama. No, come si chiamava? Cioè, no, adesso non me lo ricordo più, me lo devo scrivere. Foreman. Allora, cosa succede, no? Cioè, l'agilità, all'inizio Cassius Clay era agilissimo, no? Cioè nel senso che era un giovanotto, se c'è la foto, che scappava. Peraltro era anche antifragile, perché cosa faceva? Molte volte quando prendeva il colpo, lui si metteva sulle corde, no? Si metteva sulle corde, quindi prendeva il colpo, la corda del ring si caricava, no? E poi gli dava un colpo più forte con la sua diciamo, avendo preso questa cosa. Quindi ha utilizzato in maniera antifragile, come dicevo prima, e anche nelle arti marziali orientali c'è questo concetto di utilizzare la forza dell'avversario per, no, di dare il colpo dall'altra parte. Quindi questi bisogna essere agili o incassatori, cioè, quindi antifragili o incassatori. Qui no, era Foreman, era Foreman il principale. Se io sono di dimensioni grandi, se non lo possiamo far fallire, anche se sono fallite, dobbiamo assolutamente too big to fail. Avere patrimoni, liquidità maggiore. Io qui adesso non è un elemento, dobbiamo andare tutto sul dettaglio. Avere i clienti chiusi, no? Cioè per esempio Oracle c'ha i clienti tutti belli scatolati, no? Cioè è difficile uscire da un database come Oracle. Va bene, questi sono alcuni elementi, diciamo, dell'incassatore. Dall'altra parte, qui cominciamo ad arrivare, no, verso un po' anche il nostro sistema di controllo di gestione, avere sistemi snelli, in grado di fornire subito dei dati, no? Andare a sfruttare prima dei concorrenti.
non essere sommerso dal grande numero di KPI, no? Cioè, perché poi bisogna interpretarli, bisogna capirli, no? Eccetera. Lavorare con la testa come se fossimo una startup. Riallocare sistematicamente capitale e risorse vuol dire chiudere aziende e prendere delle altre, no? Cioè, quindi non è che sia molto, molto semplice. Quindi abbiamo visto come uscire dal quarto quadrante. Sostanzialmente si deve uscire dal quarto quadrante avendo, diciamo, un discorso di snellezza e di prontezza. Se siamo in barca a vela, faccio sempre questo esempio qui, e abbiamo un sistema di controllo, un bel computer con dentro un GPS collegato, eccetera, eccetera, versus il famoso filo di lana rosso, no? Con il quale Cristoforo Colombo era dall'altra parte dell'America, che mi dà immediatamente, non mi dice, mi dà l'indicazione da dove arriva il vento, di che intensità è, cioè, quindi allora bisogna fare delle riflessioni anche sul sistema di controllo, anche perché il sistema di controllo non è avulso, c'è un principio della fisica qua, dal contesto dell'azienda, non è avulso, fa parte, lo diciamo, non dico lo controlla, oltre che controllarlo, lo definisce anche, lo ridefinisce. Mi viene in mente adesso l'esempio di un principio della fisica quantistica di cui non ricordo il nome, che il sistema di controllo, andando a controllare, si cambia il sistema controllato stesso, no? Cioè non è che è una cosa, come si chiama? Heisenberg. cioè, quindi non è che il sistema di controllo è una roba a parte, io controllo, osserva, no. È dentro, no? È dentro, perché chiaramente metterò dentro sui processi dei sistemi di gestione e di rilevazione dei dati, che ovviamente ne cambiano la forma. Allora, il manifesto dell'in accounting che è venuto fuori, quindi come risposta un po' ad essere un sistema pronto, snello, sostanzialmente significativo, dice questo. Io adesso vi faccio la parte del sistema del lean accounting, ma non vendo il lean accounting, come, cioè, voglio dire, lo dico come anche un po' di storia, facendo un po' di storia. Io sono partito personalmente con i costi standard, no? E con le varianze, no? Cioè, questa era la prima cosa che si imparava, no? Eccetera. Ed era una cosa faticosa sicuramente, sia per le aziende che per chi gestiva questi strumenti. Perché erano sempre da aggiornare, sempre da interpretare. Questi hanno detto, vanno rottamate, non sono più adeguate. Perché? E qui ci sono questi limiti che qui ho semplicemente, brevemente, proliferazione e dimensione di oggetti di controllo, cioè centri di costi centinai, gerarchici, no? Uno strutturato sotto l'altro, allocazioni che poi si perde il senso di come si sono allocati i costi, no? Perché ci sono tanti di quei driver che uno di qua, uno di là dice vabbè, questo è il costo del prodotto. Sistemi e reporting complessi, poi Thomas ci racconterà come il reporting deve essere chiaro e conciso, no? I sistemi diventano delle bestie, no? Cioè dall'ERP, SAP, e quindi costosissimi da tenere in piedi, database ridondanti, data warehouse, poi diciamo ancora business intelligence, non per che fanno utile, però sono tutti elementi, diciamo, sempre che hanno un costo dei tempi, dei professionisti che ci devono lavorare, eccetera. E dal punto di vista aziendale uno deve capire, una delle prime regole che a me hanno insegnato è che se il dato, il costo da calcolare costa di più, costa troppo rispetto a quello che sto osservando, dice stai tranquillo, non lo fare, insomma, no? Cioè, perché altrimenti magari noi controller siamo contenti perché ci lavoriamo, però l'azienda non è detto che abbia il suo beneficio. Poi ci sono i fattori di significatività, cioè cosa mi dice. Allora, anche qui
se diciamo molte volte uno dei punti che vengono diciamo con Pellegrini Account è che ci sono delle allocazioni che molte volte non sono più spiegabili e che favoriscono le rimanenze, perché nel caso poi, come vedremo, del Lean Accounting, le rimanenze dovrebbero essere zero o comunque tendenti a zero, cioè nel senso si lavora senza stock. Poi c'è l'altro discorso del contabile verso la cassa, che è importante la cassa, non è importante la contabilità economica. Poi c'è il problema che siccome i budget cambiano oggi, perché tu, anche semplicemente nel 2008 e il 2014 avevamo fatto delle previsioni, ma stiamo già aggiustandole, no? Purtroppo al ribasso molte volte, e quindi il budget, ho visto anche diciamo la pubblicazione di ICV che dice del budget moderno, del modern budget, cioè andare verso un consiglio che dà Lean Accounting è quello di andare verso il budget rolling, no? Cioè la rotazione, quindi tutti i mesi, pochi dati, coinvolgimento di tutte le persone, e quindi diciamo non più il rito annuale di settembre che poi arriva fino a marzo, no? Ma diciamo un qualche cosa che fa parte della vita aziendale, tutti i mesi. Fattore di non tempestività, cioè nel senso che i report mensili sono troppo tardi, poi sono mensili ma poi arrivano il 20 del mese, no, eccetera, mentre le decisioni le devo prendere tutti i giorni. Allora una tecnica di Lean Account è quella di fare le chiusure giornaliere, ho detto, no? E fare di cassa e lavorare settimanalmente, piccola rivoluzione. Cioè, è una cosa incredibile, no? Cioè, perché per tutto i discorsi di come siamo organizzati, no? Le decisioni devono essere prese al momento giusto, cioè prima, no? Prima, non dopo, cioè nel senso devo anticipare, non devo prendere dopo la decisione. Quindi sostanzialmente un sistema di controllo deve essere snello, significativo e tempestivo. Anche perché qui in Italia, noi, molte aziende, prima si facevano due chiacchiere lì al bar, cioè le aziende medie, cioè, non ce l'hanno proprio con la gestione, quindi cioè, già il lean è già, sarebbe già tanto, esatto, no? Cioè, sarebbe già troppo, no? Cioè, perché molti partono da zero, cioè, nel senso, perché fanno la contabilità amministrativa e sostanzialmente pensano di essere già a posto. Oppure guardano semplicemente il conto corrente, che è un elemento. Cioè, io mi ricordo adesso di un signore, un immobiliarista, tra l'altro in questo momento qui, deve essere anche un amico di Renzi a Firenze, che andava in giro con i suoi, non so, N conti correnti in tasca, no, perché c'è tanti estratto conto, lui aveva fatto per ogni società immobiliare, ogni volta che faceva un cantiere faceva una società, no? E ci aveva in tasca un conto corrente di quella. E questa era la sua, diciamo, modalità, che lui andava a fare tutti i conti. Cioè. Questo, come dicevo prima, no, è un po' il... se volete poi su internet ci sono tutti i riferimenti, no? Il Lean Account Summit del 2005, che dà le regole del Lean Accounting, no? Cioè, quindi... queste sono le pratiche, diciamo, che bisognerebbe provare. Per esempio, dopo le vediamo un po' più in dettaglio, però vi voglio fare notare questo. Eliminare lo spreco dalle transazioni. Noi abbiamo fatto anche, io devo dire, del business, no? Attraverso bolla, fattura, ordine, no? Cioè, però cioè, è proprio necessario? Poi la domanda la chiede, è proprio necessario fare questo doppio controllo? A chi serve? Non c'è un metodo diverso? E quindi vuol dire eliminare un po' tutte queste cose. Quindi quando si va a studiare
il lean accounting si va a fare sia il lean del processo amministrativo o di controllo, cioè nel senso che viene considerato un processo che normalmente la prima cosa che c'è è dice, ma qual è il valore aggiunto per la creazione di valore per il cliente? Zero. Allora dice, allora cosa facciamo fare? No? Però forse allora bisogna trovare il modo per far sì che ci sia la creazione di valore da parte di questi processi di controllo. Quindi quello che adesso vedremo, e qui vi voglio far vedere anche diciamo il planning e budgeting, anche questo qui è un discorso diciamo importante di cambiamento. Questi erano, questa qui è un documento, perché ci tengo sempre a far vedere questa slide qui, perché esistono dei dialetti dell'in accounting. È scaduto il tempo, quindi devo andare un po' in fretta sulle altre slide. Esistono dei dialetti. Allora, questo qui è un riferimento sicuro di quello che dovrebbe essere l'in account. Tra qualche giorno c'è un nuovo summit, e questa persona qui è il maschere, il nostro, diciamo, quello che da cui noi abbiamo un po' imparato, no, a fare poi l'in accounting. Sono ancora lì, in America ha abbastanza successo questo metodo, questa metodologia. In Italia noi ci abbiamo provato da 3 o 4 anni, però dove qualche cosa abbiamo fatto, però non è che ha avuto un grande, diciamo, sistema di accoglienza, anche perché molte volte viene confuso uno con la produzione, no? Con la reingegnerizzazione del processo produttivo, e due, cioè, minaccia la direzione amministrativa, cioè minaccia la direzione amministrativa perché va contro alcuni pilastri dei principi contabili che normalmente accettati, e che in Italia il ruolo del controller è sempre un po' sotto, come l'avevamo sempre detto con Giorgio anche all'inizio quando avevamo fatto quel discorso con i professori, dovrebbe essere pianificazione e controllo, dovrebbero uscire dalla parte del CFO, no? e rispondere direttamente all'amministratore delegato o comunque alla governance, al presidente, non so a chi, insomma, però fuori dall'amministrazione, perché sono dei numeri che hanno un'altra valenza, servono per altro i numeri del controllo di gestione. Qui sì sì, allora questo è importantissimo, dimmi, andiamo qui poi eventualmente il value stream è la parola magica, no? La parola magica è value stream, cioè al posto di avere i centri di costo si hanno i flussi di valore. I flussi di valore sono tutte quelle attività che creano valore per il cliente. Per esempio, adesso io non so, mi sarei, però non abbiamo il tempo, però a ognuno di voi dire qual è un flusso di valore che c'è nella vostra azienda, no? Qual è un value stream che c'è nella vostra azienda? Un value stream normalmente è un'attività, così facendo un conto, che vale 10-20 milioni, se vogliamo dare i termini anche diciamo di soldi, no? Fa lavorare 30-40 persone sulla linea, più qualcuno che sta dentro, sopra, sotto, no? Per il commerciale, eccetera. Perché se andiamo a vedere, e quindi questo è un elemento fondamentale, cioè nel senso individuare il value stream, perché sul value stream io faccio il mio conto economico futuro, eh? Lo faccio velocemente. Contabilizzazioni semplificate, ne abbiamo già parlato, eliminare tutto quello che non serve, cioè quindi io ho fatto quell'esempio lì, bolla, fattura, ordine, eccetera eccetera, che è una specie di monumento nell'architettura italiana e anche mondiale del processo, ma va semplificata ove possibile, facendo degli accordi di partnership con il fornitore, andando dal fornitore a fare già lì, prima che parta la merce, l'accettazione della merce. Insomma, ci sono dei modi per fare. L'altro discorso è partire dal target cost, no? Non più
il pricing, quindi lo facciamo non più come, come costo plus, no? Tutte le attività e poi faccio il mio margine, ma al contrario parto dal prezzo di mercato e poi faccio il mio margine, dico questo mi deve costare. E le cose non sono sempre così. Poi report di una sola pagina settimanale, cioè il report deve essere una sola pagina settimanale, deve essere un po' misto, cioè adesso lo andiamo a vedere subito questo, perché devo avere sia la parte operativa, sia la, quindi cioè quanto tempo, no, dall'ingresso, il lead time, no, tutte queste cose, quanto tempo sta dentro, sia il discorso della capacità. Questo è il discorso della capacità, vedete qui è settimanale, quindi tutte le settimane si trovano questi elementi. La parte finanziaria certo che c'è, no? Ma è perché è ovvio, però alcuni aspetti non sto neanche ad aspettare la chiusura, tra virgolette, no? Perché lo faccio in maniera, diciamo, con questi indici fisici. Quando parlo di produttività, per la mia esperienza, quando si va a fare quella cosa che c'è in mezzo, produttività non produttività, tutte le volte che qualcuno vuole delocalizzare, noi gli chiediamo, benissimo, delocalizza, ma quante persone licenzi? Perché io ho la capacità lì inutilizzata, no? Per esempio degli operai, delle macchine, quante cose chiudi? Perché non basta dire compro quel prodotto a un costo inferiore all'esterno, perché poi se ho gli stessi costi che ho, avrò i costi esterni e più i costi interni dove non li ho fatti neanche lavorare. Questo è uno degli elementi più... Il financial è molto semplificato, i ricavi, i costi del materiale, i costi di trasformazione, l'energia. L'energia è importante, soprattutto in Italia, che costa un sacco di soldi. L'inventario, e qui però si aprirebbe un discorso amplissimo, no? Perché il in account, ne parlo così, non prevede il costo del prodotto. Non lo prevede. In prima battuta, quindi come facciamo a valorizzare? Questo è, un primo problema da gestire con il responsabile amministrativo. L'ultimissimo minuto, c'è il cartellino rosso, non mi siedo più. No, io faccio l'unica cosa che dico è questa: siccome il titolo era Lean Accounting e ABC, no? Allora io farei fare un esercizio, poi dopo volete ce lo mandate, di capire quali sono i punti comuni, no, con l'ABC e quali sono le differenze, dando per scontato l'ABC come metodo, diciamo, mentre l'accounting in questo momento qui c'è un aspetto, diciamo, innovativo, ci sono già una più vasta storia, no? Quindi su questo punto qui, questo io poi vi darei una risposta, no? Di come, diciamo, viene visto dal mondo. Bene, avete le slide, se ci sono delle domande. Cioè, mi viene in mente, parlando viene la fame, non mangiandovi, cioè mi viene proprio voglia di capire, di approfondire. Però dopo alle 12:10 abbiamo un po' di tempo per domande e risposte, e in più pensiamo a un evento successivo proprio sul discorso di Lean Accounting. Quindi devo. E quindi si potrebbero fare dei workshop. Come compromesso, so che fermare un fiume in piena no, è un po' difficile. Ci ho provato, ragazzi. Grazie mille.